Ciao a tutti e bentornati in un nuovo episodio della serie incentrata sul Locker Room Pokémon Marromerda 2. Allora, ci eravamo lasciati qua, abbiamo sconfitto per la seconda volta, se non sbaglio, il team dei rivoluzionari alla Shish Spa. Abbiamo preso un Pokémon dal dojo che si trova in questa città, che ho scoperto che si chiama, almeno si pronuncia, e niente. Perché ho detto quest'ultima cosa, non della città ma del Pokémon preso dal dojo? Perché? Perché vi ricordate che io cercavo, ho cercato un Pokémon d'acqua che potesse imparare Surf? Ecco, io quest'ultima macchina nascosta che vi ho detto posso farla prendere a un Pokémon preso così per caso. Chi è il Pokémon preso così per caso? Trombino, lui. Aspettate, metto già Surf, eh. Trombino, che l'ho messo al posto della scimmia, è in grado di imparare Surf, perché è un Pokémon, non so come possa essere così, di tipo roccia acqua. E quindi diciamo che ci ho avuto culo, perché pur non cercando in maniera insistente un Pokémon di tipo acqua, cioè l'unico che ho cercato e ho preso è stato Zubat Carp, che fra l'altro fate già le palle perché non può imparare Surf. Insomma, pur non facendo queste grandi ricerche, per coincidenza mi capita a caso un Pokémon che può apprendere questa macchina nascosta, che poi, vabbè, come ben sapete, in futuro sarà obbligatorio averla, cioè almeno averci un Pokémon che l'ha per poter andare avanti con la storia. Quindi bene così. Insomma, detto questo, andiamo finalmente a sfidare la sesta palestra, sperando di conquistare la nostra sesta medaglia. Quindi andiamo, bam 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 bam. Guardiamo chi è il capo palestra. Capo palestra Vasco Rossi. Andiamo là, vabbè, con la sua voce. Vabbè, Vasco Rossi, ma cosa c'è un vino a fare? Allora, guardiamo se riesco ad arrivare il prima possibile, se ce la farò. Che se non sa mai gira a vuoto a capo palestra, sperando di non appunto girare a vuoto per vedere questi maledetti teletrasporti. Cerchiamo anche di evitare gli allenatori. Mi sto andando sempre così a dritto, spero poi di poter arrivare prima o poi. Andiamo, vedo di essere in zone passate in varie zone. No, mi pare di no. Boh, visti avanti, ma si arriverà. Eccoci qua, meno male, via. La strategia che ho usato per i teletrasporti, ovvero andare in verticale, si è rivelata efficace. Insomma, detto questo, niente, sfidiamo Vasco. E io sono ancora qua, ok. Non so che è tratta da Nanzone questa frase, però veleno. Allora, attacco Malfoy. Vai merda, man. So che sarebbe meglio usare magari gli altri Pokémon, così li alleno un po', dato che l'unico che è veramente di livello alto, per come siamo messi a livello di storia, e che uso spesso è Merdaman. Però per ora mi trovo meglio così. Eventualmente gli altri li alleno poi io da solo, senza necessariamente farci il video, ecco. Però la osa, come dico sempre, probabilmente sarebbe troppo lunga e noiosa allo stesso tempo. Quindi poi Merdaman, fra l'altro, mi è forte. Sono d'accordo che lui non è forte. Ora che mi ha imparato anche terremoto è micidiale. Ora volevo vedere se ammazza anche Pedobear al 38 alla prima con terremoto. Sì, tre volte uso terremoto e 3 KO al primo colpo, micidiale. Pikachu, qui si usa colpo di fango un po' per cambiare mossa. Boh, il 43. No, ha fallito, maledetta la miseria. Ce l'ha anche Pikachu, colpo di fango. Com'è possibile? Non lo so, però. Boh. Ma ha diminuito la velocità, maledetta la miseria. Vai. Poi, raga, dovresti morire. Vero Pikachu? Yes, sei morto. Buono, via. Ma era molto veloce, meno male. Abbiamo conquistato la nostra
sesta medaglia, e adesso, se non sbaglio, non ci resta che arrivare alla penultima palestra, che si trova, io cosa ho pigiato, di buono non ho letto tutte le cose, tra l'altro mi ha dato l'MT04, insomma, e dicevo, la nostra penultima palestra, che a regola si trova in quella che nel gioco originale si chiama Isola Cannella, o Isola Cannella, no, Isola Cannella, se non sbaglio, ho sbagliato, volevo vedere un attimo, qui c'era l'MT04, calmamente, bella merda, anche questa a me fa schifo dentro. Allora, detto questo, vado un attimino, anzi no, non vado a curare Pokémon, tanto bene o male siamo tutti più o meno, no, più o meno tutti, a parte merda, ma per il resto sono tutti in salute. Però ragazzi, prima di arrivare all'Isola Cannella, io mi sono dimenticato di andare a prendere la MN02, ovvero volo, che se non sbaglio si trova sopra l'entrata della pista ciclabile, si chiama così, vero? Diciamo a sinistra di Azzurropoli, bisogna andare sopra, quindi niente, ci rivediamo, c'è Azzurropoli, vabbè, Africa, quindi ci ritroviamo quando sono in Africa e poi andiamo a prendere volo, a dopo. Eccoci qua in Africa, guardiamo se la memoria non mi inganna, che io ho anche questa sedia di volo, non la ricordo, cioè mi ricordo che bisogna prenderla qua. Un vecchietto, vediamo se ci dice come è fatto ad entrare. Ben fatto, hanno di esperienza come entratore di porta. Sì, c'è una casina, vediamo un po', bam bam bam. Oh, yes, e così abbiamo anche volo. Guardiamo se per casualità c'è qualche Pokémon, li devo perché ho letto quello che c'è da scritto, se c'ho qualche Pokémon che me la pomperà, non credo, però si prova a tentare, non nuoce. Vediamo un po'. Majin Buu! Andiamo, ho bruciato B, ho sbagliato. Majin Buu. Oddio, effettivamente in Dragon Ball lui vola, eh. Però oddio, non pensavo potessi impararlo. Allora, cosa si toglie? Io direi di togliere Ferraggio. Perché? Perché per quanto possa essere una mossa straforte, ha solamente 5 pp e io di solito gran parte delle mosse, se non tutte, delle mosse che hanno 5 pp io non le uso, cioè non mi piacciono, perché comunque sono forti ma hanno appunto pochi pp. Fra l'altro per raggio è una mossa che per quanto possa essere forte poi tu dopo ti fa ricaricare. Comunque, allora, in teoria, tornando sul discorso come arrivare, anzi il fatto che bisogna andare all'Isola Cannella, che si trova qua, in teoria all'isola si chiama ci sono due strade, ovvero questa qua che si parte da Marronville, appunto, diciamo dell'inizio del gioco, o da qua Amici di Al City. Io direi di partire di tornare a Marronville per due motivi: uno, perché a regola basta andare in giù, e due, perché sembrerebbe, almeno sulla carta, che la strada sia più corta. Quindi andiamo, vai Trombino. Vediamo se c'è qualche allenatore da evitare. Intanto sono Pokémon, vediamo chi c'è in acqua. Tentacool, a che livello? 10, la merda. Se si dovesse trovare un Pokémon d'acqua parecchio alto nell'acqua, ci prende, perché a regola il capopalestra ha Pokémon di tipo... te vai via. Pokémon di tipo fuoco, quindi mosse di tipo acqua fanno veramente molto comodo. Speriamo che non ci prenda. Io l'ho andato giù perché non c'ho appunto voglia di sfidare qualcuno. Allunghiamo la strada. Ok, siamo safe, vai Trombino. Ok, ce l'abbiamo fatta. Andiamo subito al centro Pokémon, così se dovessimo morire in regola dovremmo ripartire da qua. È andato abbastanza veloce, eh? Cioè sono stato abbastanza veloce sia dal punto di vista capo palestra e sul come arrivare qua all'isola, sì, l'isola Cannella, all'isola. Non sarà mai l'isola dei famosi, vero? No, non penso. Troppo trash, oddio, a parte idea. Io ho sbagliato, a parte questo gioco è esclusivamente trash, però vabbè. Allora, vediamo un po'. Sayer, chi è? Ehi, Mr. Pantofole, sto guardando il mare, lavati la piaga, scusa. Allora, laboratorio d'arma,
entriamo così per farci una visita. Benvenuto al laboratorio Dharma. Stiamo svolgendo alcuni esperimenti per il futuro del mondo. Namaste. Fine. Ciao, vuoi scambiare il tuo Dexter con Electrode? Non ce l'ho nemmeno uno, però vabbè. Attualmente stiamo facendo esperimenti sui fossili del Monte Lucio. Pare che su quest'isola abbiano degli effetti particolari. Ciao, amati Oscar. Vuoi scambiare con Mosho? Ma che? Mette Mosho, fra l'altro ce l'ho di già. Tac tac tac, stanno per scadere, eh? Ah, metronomo. Ce l'ho già, Majin Buu sinceramente non mi entusiasma come mossa. Ci hanno portato qui con un sottomarino giallo. Va bene. Yellow submarine. Cerco Toghi, posso scambiare con Raffaello? No. Ma che? Non ce l'ho. Torniamo indietro. Vediamo chi sarà il capo palestra che... John Locke. Non diteli che non lo può fare. La porta è chiusa. Dicevo, vediamo chi è il capo palestra che andremo a sfidare. Villa Pokémon. Ok. Io vado sparato, sperando di non sbagliare strada. Che cosa c'era da trovare? Io a SpongeBob, al 28. Non male, però sinceramente non mi interessa. Che cosa devo fare? Devo trovare una chiave qualcosa, il capo palestra che è qui, non me lo ricordo. Vediamo un po'. Io, chi è? Yotobi, io sono un mega Yotobi. Vuoi essere il mio gigantopus? Merda, di nuovo. Cosa è successo a Yotobi? Mi sono perso qualcosa. Comunque, Yotobi. Yotobi è stato tirato in causa al posto di Moccia, vero? Allora, fumo nero. Va a terremoto? Sì. Dio, Bonadien. Barriera. Sì, tanto muori, non ti serve a poco. Vai. Matri Oscar. Boh, c'è 6 Pokémon, Dio Cristo. Chi è Sharknado? Sono squalo. Un misto fra... Cioè, sono tanti Sharpedo in un tornado. Sharknado, vabbè. Al 50 io non ci ho mai fatto caso. Boia di, ma straforti. Accidenti a lui, di. Fango bomba. Bolla, 150 c'è bolla. Che figurette fai? Sì, vabbè, prima l'ho levato anche troppo. Ale, vai. Dacci parecchia esperienza, 1660. Ok, ci permette di salire al 52. Venomoth. No, si rimane sempre così. Fango bomba. Sto per usare terremoto, ma Venomoth a regola in realtà c'ha le ali, quindi poteva quasi sicuramente fallire. Cioè fallire, non essere efficace. Colpo di fango va. Sì. Buono. Iago. Cioè è piccinissimo. Oh no, colpo di fango. No, non ha effetto. Fossa. Vediamo se almeno avesse effetto. No, non è effetto nemmeno fossa. Dai, Vediamo cosa si usa. No, a parte mi fa ridere. No, li mettiamo merda, perché è imbarazzante. 31 altri 39. Con fra l'altro fossa qua possiamo usare. Usiamo Mega Pugno, sperando non fallisca. Buono.
Maia, che palle, va anche ripresa. Devo trovare Pokémon che mi faceva allungare le ossa. Fango bomba. Avvelenano un po', dai. Oh, l'ha levato più di metà. Sì, ragazzi, se lo dovessi utilizzare e li toglie un'altra volta, quello che l'ha levato adesso dovrebbe morire. Vedete? Stavo in pensiero. Sì, vai. Accidenti, attendi. Dai, vai, 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 fango bomba. Dai, che palle, turbi. Chi è? Taglio. Ma dai! Che palle! T'ammazza anche, Raffia. Maremma canide. Boh, poteva prendere un po' di esperienza. Mettiamo Majin Buu, vai, a questo punto. Mega pugno. Oh, via. Merula ammazza. Finalmente. Sì, tutte le tue esperienze. La scimmia. Sì, mettiamo Madman. Perché sono Pokémon. Quelli che c'ho io, Toby, decisamente troppo forti rispetto ai miei, a parte Madman. All'ultimo. Usa terremoto di volata. Ale, via, sconfitto Yotobi. Yotobi YouTube. Date l'Oscar a Lorenzo Lamas. Io. Ma devo tornarci ora, no? Si è aperto quel pulsantino segreto. No, lui è un costume, lui è un allenatore. Andiamo via di volata. Allora, via regola, dovremmo aprire queste porte lì, questi ancelli, questa sorta di ancelli. Attenzione Infernape. No, vai, scappiamo. Che non c'è una siega, c'è un oggettino lì. Io ho fumo nero. Usiamo un repellentino, vai. Sperando possa fare qualcosa. Zaino. Dov'è? Repellente. Su. Sì. Trova calcio. Bella merda. Cioè, oddio. Può essere utile, però. Wow. Preferivo trovare altro. Allora, saliamo ancora. O si va giù? No, c'è un coso qui. Zinco, allora, si trova tutte le ossa, via. Boh, già finito il repellente, di maledetta la miseria mi fa cadere, come dura poco. E un altro. Pozione max, buono, lo preferisco a quell'altro. Allora, andiamo giù un'altra volta. Che penso che bisogna andare giù. No, riuso il repellentino, eh. Quella SpongeBob. Sempre il 28. Allora, zaino. Quella svela, sbagliato, repellente. Di fuga, può far comodo. Proteina, dopo zinco, calcio, giusto anche proteina. Di là c'è qualcosa? Beh, chiuso. Allora, qui c'è un altro cino. Guardiamo cosa ha aperto. Tanto mettiamo i repellenti, sì, ormai siamo avanti con i repellenti finché non si finisce o non finiscano loro. Vediamo se l'ha aperta.
Sì. Buono. Vai. Altri 28 porti, via. Vabbè. Ah, allora, aperto Vella, ma chiuso Vestartra. Quindi probabilmente. Vediamo se è repellente, no. Siamo anche cosa ora. Quindi probabilmente. Dai, non ci credo. Mentre salivo le scale. SpongeBob maledetto. Cioè, probabilmente anche la statua di prima fa così. Vediamo un po'. Vai, ha chiuso questa V, allora rifugiamola. Riaperta, buono. C'è qualcosa che no. Andiamo su. C'è una statua. Vai, bordalo. Si è aperta, non so se avete notato o no, basta. Repellente. Ah, ok, ha fatto sì. Ma io qui? Dove casca? Dove va se casco? Meno male, meno male. Carburante, idea, mancava anche questo. Su cosa c'è? Chiuso, chiuso. Qui giù? Qui dove va? No! Dai! Porca merda! No, dai! Ma vaffanculo, di. Non ci mancano anche i Pokémon. Qui lavati. Oddio, il fatto era uscito, poteva andare a questo punto a curare Pokémon. Cioè, anzi, curava soprattutto Madman, però. Vabbè, a parte oh, non è così lunga l'ossa, eh. Bisogna solamente stare attenti. Allora, bisogna andare qui. Premi questo. Anzi, se si va di là, dove si va? Cosa c'è qui? Guarda, vedi cos'è. Ferro, di. Tutti. Fa consumare passi dei repellenti. Accidenti, una miseria. Ora vi c'è lui. Si riesca a vi, si prova a scendere le scale. Di prima. Che non saranno scelte, cioè non saranno fatte. Dove siamo? Io. Vai, anche qui ci sono Pokémon. Pensavo ci fossero. Aio! Speedy Pollo! Speedy Pollo. Vai, cos'è? Ricarica totale, questa è buona, questa è buona. Anche cara, fra l'altro. Mamma mia, pensavo avesse preso l'allenatore, invece. Aio, Solarium! Vieni Carlo Conti. Guarda 38 lì. Ma non sa di niente. Che Pokémon è Solarium. Ma la statua è qui. Sì. Ma aperto la porta V. Aperto qualcos'altro. Ha rinchiuso lui lì. Di va. Stiamo attenti, eh. Ora V cosa fa? No, non ancora, nel senso. Pigliato ora. Ancora Speedy Pollo, no, abbiamo usato i repellenti. Speravo di trovare qualcos'altro, invece. Sono sempre i soliti. Almeno, per ora. Repellentone, dov'è? Eccolo qui. Bora. È forte, però. Fallisce spesso, se non ricordo male. Chiave segreta, buono. La regola siamo a posto così. Solo il raggio, che questo è forte. Dicevo, la regola dovremmo essere a posto così. Che proprio, cioè dovrebbe essere la chiave che ci permette di aprire la palestra. Però, ormai ci siamo. Esploriamo tutta questa villa. No? Sbaglio. Guardiamo dove si va, se si va dall'altra parte. Se al... Dov'è? Cioè, qua dove intendo. Madonna, è palle, metti i moniti, muovici a Pokémon. Ma io ho Venomoth.
Intendo, dove sempre siamo cascati noi, dall'altra parte. Non so se c'è qualcos'altro, dai, ma beccato. No, bimbi, Rapidash. Oh, però se non è forte, quasi quasi in pensiero ce lo fa. Lo voglio catturare. Presso Rapidash. Si è preso anche abbastanza velocemente. Buono. La regola di fuoco. Perché ci ha attaccato tipo con tubo fuoco. Quindi vabbè, è proprio Rapidash. Allora, rieccoci qua dove dicevo prima. Vediamo un po' se si va di là. Vabbè, quotata a meno Watt che c'era da sfidarlo lui. Nel frattempo lo voglio per correttezza. Dopo aver preso Rapidash, che l'ho trovato mentre tornavo indietro, sono passato un attimino dal centro Pokémon. Infatti, come vedete, c'era Madman bello tutto fresco, per curare i Pokémon appunto, e mettere Rapidash nella squadra. E poi ho preso 10 repellenti Max, che fanno sempre comodo. Ora sono 9 perché uno lo sto usando, diciamo, sotto effetto dei repellenti. Allora, Psycarp, mamma mia. Non ce n'ha 3, vai, uno è già schiantato. Mega pugno. Buono. Allora si mette Whimpiver, vai. C'è Mudo di Merlin. Ah, le Merl. Già. Frustata. Ah, giusto la mente. Vedi come schianta Whimpiver, eh? Provi a far dir bene. Buono. Però di. Non so se ora di fuori va così tanto. Speriamo, speriamo. Yes! Invece sì, buono. Sali? Sale, sale. Che si deve, serve a poco però. Via. Prima di Aska guardiamo cosa c'è di là. Non c'è una sega! Pssssu! Cioè, tutto veste per un pezzo. Dai, fate il giro, perché sai, tagliando il video non sembra, ma standoci dentro è una bella rottura di balle. Allora, dove sono cascato ora? Dove cazzo sono? No, sono via all'inizio. Meno male l'ho azzeccata prima la strada, vai. Vabbè, comunque niente. Finito tutto. Andiamo a vedere se la chiave è quella giusta per la palestra. Cioè, quella giusta, sì. Per aprire la palestra, per poter sfidare il capolestra, bisognava trovare la chiave. Andiamo a vedere se ora si può entrare. Sì, non c'è nemmeno da più già niente. Quindi niente, ragazzi, arriviamo alle conclusioni. Perché sì, voglio sfidare la palestra nel prossimo video. Niente, siamo qua. In attesa, appunto, come ho appena detto, di sfidare la settima palestra. Sperando di conquistarla facilmente, come lo è stato in questi video qua, la sesta. E niente, arriviamo alle conclusioni. Vi ringrazio in primis come sempre per la visualizzazione. E poi vi ricordo di mettere barra fare se volete queste tre cose. Ovvero, mettete un bel mi piace al video, condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi al canale. Così potrete rimanere aggiornati su tutti i video che caricherò, soprattutto su quelli inerenti a questa serie qua, ovvero la serie di Pokémon Mario Merda 2. Beh ragazzi, detto questo, ci vediamo al prossimo episodio, in cui appunto andremo avanti con la storia, prendendo, perché la voglio prendere, ve lo prometto, una nuova medaglia, la settima. Via, ciao a tutti, al prossimo videos, ciao.